Napoli a Bergamo, una vittoria per la fuga scudetto. Osimhen ed Elmas ribaltano l'Atalanta. La squadra di Spalletti soffre, va sotto col rigore di Lokman, ma trova un ribaltone pesantissimo. Spalletti ha più 8 sulla Dea e sempre più 6 sul Milan, che non molla a San Siro, batte 2-1 lo Spezia. Decisiva una magia di Giroud all'89esimo, il bomber dello Sliding Doors, a partita del derby della stagione scorsa che di fatto lanciò il diavolo verso il titolo. Il Milan non molla, ma il Napoli sempre più inarrestabile, una vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Spalletti non è solo un'orchestra perfetta che intona una sintonia perfetta, ma sa anche soffrire e reagire. Minuto 89 di Milan Spezia, Olivier Giroud fa esplodere San Siro. In precedenza il piccolo grande ex Daniel Maldini, figlio di Paolo, aveva rimesso in pista i liguri rispondendo al vantaggio firmato da Hernandez. Pazzesco Giroud. A un minuto dalla fine l'acrobazia dell'attaccante francese manda in visibilio gli oltre 70.000 del Meazza. Gli uomini di Pioli dimostrano ancora una volta che non si arrendono mai, ci credono fino all'ultimo respiro.